soprattutto un veicolo per i giovani. Significa anche affrancamento dal controllo del proprio ambiente di vita. Trovarsi a guidare una Lambretta con una ragazzina in un sedile posteriore non è mica oggi tutti i giorni. C'era quella lotta Vespa Lambretta, come c'era il coppie Bartali, come c'era Mela e Inter. La Piaggio avrà senz'altro fatto modelli nuovi, ma sempre racchiusi dentro lo stesso cofano. Ferdinando Innocenti era un grande industriale. Quando arrivano Innocenti, tutte le guardie erano solo attenti. C'è l'Italia che rinasce dalle sue ceneri, progredisce e va in vacanza. L'Italia dell'Autostrada del Sole, l'Italia di coppie della Dama Bianca, delle gare canore, della bussola e della capannina. C'è l'Italia della dolce vita e dei 45 giri, l'Italia del miracolo economico. Questa è l'Italia della Vespa. E c'è l'Italia della catena di montaggio e dell'orgoglio operaio, l'Italia di Bartali e delle osterie, l'Italia del conflitto tra città e campagna, l'Italia di Rocco e i suoi fratelli, delle balere, l'Italia che il miracolo l'ha costruito ma che non ne ha beneficiato. Questa è l'Italia della Lambretta. Le dattilografe scrivono da Paris sognando una segreta lettera d'amore al nostro paese. A Place de l'Opéra si diffonde l'aroma della macchina espresso, invenzione italiana per fare un caffè bevibile. Ma chi anche per poche ore sia stato in Italia non ha dimenticato questo agile, spiritoso veicolo. A Parigi mescola il suo crepitio al carosello che avvolge l'Arco di Trionfo. A Zurigo accorcia le distanze cittadine, promette le domeniche sotto l'orlo dei ghiacciai. E chissà, le ferie a Roma o in Sicilia. Prima di essere Innocenti ho lavorato 8 anni all'Isotta Fraschini come motorista d'aviazione. Finita la guerra, l'Isotta Fraschini per ragioni politiche ha dovuto chiudere e io ho avuto l'opportunità di andare agli Innocenti il 28 ottobre 1947. Distruzione, squallore, silenzio. Poi tutto fu ricostruito e si riprese a lavorare di giorno e di notte. 1947, nasce la prima Lambretta. Un motore e 2 ruote alla portata di tutti nelle difficoltà di trasporto del dopoguerra. Si può partire con la prima costruita, la Lambretta A, nata nel 1947, a ottobre 1947. Questa è stata la prima Lambretta costruita da Innocenti. È stata ideata a Roma da Ferdinando con l'ingegner Pallavicino e successivamente con l'ingegner Torre. C'è da dire che in quel periodo lo scooter ha avuto successo perché, finita la guerra, il parco vetturo era completamente distrutto. Perciò sia la Vespa quanto la Lambretta li consideravano i mezzi della disperazione. Prima era del 48, la direzione commerciale degli Innocenti decide di propagandare il prodotto e attraverso il dottor Scotti mi ha iscritto al Gentleman Motoclub di Milano. E così ho potuto partecipare alla Milano-Sanremo, che è stato il debutto della Lambretta tipo A. Dopo un anno di produzione e con un successo alternato, si è dovuto anche vendere in Argentina queste Lambrette, perché in Italia non si riuscivano a vendere, si è passati al modello B, che
inglobava delle modifiche sostanziali, cioè un molleggio più confortevole, un comando del cambio manopola invece di essere a pedali, e quindi si avvicina di più al modello poi di grande punta che è la C. Diciamo che la B è un modello di transizione. La C è veramente stato un cavallo di battaglia Innocenti, perché Innocenti ha capito che la gente doveva spendere poco e quindi realizza questa lambretta, che in effetti a vederla è molto più essenziale rispetto alla lambretta B, però essendo di basso costo e più elementare riscuote dei grandi consensi. La diffusione di questi scooter permette una mobilità sul piano delle microregioni, sul piano metropolitano. Questi mezzi vengono venduti perché consentono di condurre, diciamo, stili di vita nuovi e diversi. Permettono le gite domenicali, permettono le gite appunto tra amici e coetanei, veicolano un immaginario di uno stile di vita moderno. Dobbiamo tenere presente che questi elementi di modernità si inseriscono in un quadro che è ancora in qualche modo prevalentemente rurale e dove appunto si stanno determinando queste trasformazioni. Era soprattutto un veicolo per i giovani, ma non tutti la potevano comprare. In un paese di 2.000-3.000 persone potevano averlo in due o in tre, quelli che disponevano di liquidità diverse. Il ministro dei trasporti, onorevole Malvestiti, inaugura la 29esima mostra del ciclo e motociclo. 420 posteggi, una vasta partecipazione straniera che mette in più vivo risalto le nostre specialità. Perfezionati i tipi ormai popolari. Un cerchio rotante riproduce le asperità del terreno e mostra l'ottimo funzionamento delle sospensioni. I motori si fanno più accessibili. Si usava dire che la Vespa era un veicolo più raffinato, la Lambretta era più grezza ma più resistente e più potente a livello di durata. Qui la scelta cadeva sotto questo profilo, ma come lusso era più bella la Vespa allora. La Lambretta era identificata con Milano per il milanese, cioè loro avevano la Lambretta, gli altri avevano la Vespa, Roma avevano la Vespa, loro avevano la Lambretta che era più industriale anche come aspetto. Era più una cosa più seria, diciamo così. Allora loro piacevano, anche i nomi, era Lambretta Lamblate, era questa identificazione con la città. Il ministro La Malfa ha voluto visitare a Milano una grande fabbrica di motor scooter, il popolare veicolo che, essendo a portata di tutte le borse, ha reso popolarissimo nel nostro paese il motorismo a due ruote. La produzione cresce, ma per comprare uno scooter a un operaio servono ben 5 mensilità. La riconversione della produzione bellica è completata e alla Innocenti i dipendenti sono più di 5.000. Il clima di collaborazione inaugurato dopo la guerra è ancora molto diffuso nel paese e nelle fabbriche. Infine, il veloce veicolo giunge al collaudo. Le belle strade italiane lo attendono per le gite domenicali della prossima estate. Affiaccata alla Lambretta C viene prodotta anche la LC, che sarebbe la versione carenata della C. Quando è stata presentata la LC, la Piaggio si è trovata quasi a far causa ai Innocenti perché consideravano la LC quasi una copiatura della Vespa. C'era quella lotta Vespa-Lambretta, come c'era il Coppie Bartali, come c'era Mela e Inter. E Vespa e Lambretta era la stessa cosa, c'erano i lambrettisti sfegatati e i vespisti. E ricordo che noi all'Innocenti avevamo un motoclub che organizzava le gite per i dipendenti, no? Tutti con la Lambretta, e facevamo di quei raduni, di quelle gite magnifiche, con centinaia di Lambrette. Dal raccolto silenzio della televisione si sprigionano i crepitii come un'ambulante salva di mortaretti e si inizia l'ampio amichevole torneo con lance e bandiere. Castello e porte offrono il loro scenario antico alla modernissima parata. Vespa e Lambretta all'inizio degli anni 50 rappresentano le due facce diverse dello stesso paese. È un'Italia che intravede il miracolo economico, la fine della povertà e dell'arretratezza, quella in cui le donne iniziano ad usare lo scooter. Ma l'Italia delle fabbriche in questi anni è forte, ben distinta rispetto a quella rurale e a quella del crescente ceto impiegatizio. La Lambretta porta nel proprio DNA la cultura industriale milanese e lo si riconosce al primo sguardo. Era una piccola cittadina industriale la Innocenti, ci aveva dentro di tutto e aveva il coraggio di creare linee nuove. La Piaggio avrà senz'altro fatto modelli nuovi, ma sempre racchiusi dentro lo stesso cofano.
Innocenti invece ha sempre creato, sotto il profilo stilistico, cose diverse. Naturalmente ha affrontato anche dei pericoli, perché non sempre il mercato ha incontrato il favore. E in quel momento la Vespa andava molto bene, insomma. Però anche la Lambretta è riuscita a fare degli ottimi risultati, facendo poi anche dei record. Abbiamo attentato il record più ambito, quello che ci ha portato ai 200 all'ora. Questo record del chilometro lanciato inizialmente l'ha fatto l'MV con 156 km, adesso non mi ricordo più i chilometri esatti. Dopo qualche anno la Piaggio ha fatto 170, noi abbiamo fatto 193, ma avevamo visto che c'erano dei margini. Allora si è deciso di potenziare ulteriormente il motore e trasferirsi in Germania per fare questo record. Alla fine, pronti per la partenza, abbiamo requisito l'autostrada Monaco-Indostat per una base di circa 10 km. Siamo partiti alle 5 del mattino e abbiamo terminato alle 8 e abbiamo infilato tutti i record. Non abbiamo cambiato una candela, c'era una preparazione perfetta. Ci siamo portati due motori di scorta che non c'è stato bisogno e come ripeto il record più ambito ha avuto un grande successo, perché il primo passaggio è stato di 202, il ritorno 200-201. Le fabbriche italiane che rinascono dopo la catastrofe scoprono via via le proprie notevoli risorse. Al timone ci sono uomini come Ferdinando Innocenti, pragmatici, autoritari, geniali, uomini che sembrano fatti apposta per questa epoca. Sezione specialissima al Politecnico di Milano. Quelli che si avviano all'Aula Magna non sono parenti e amici di studenti. C'è anche il prefetto. Il cavaliere del lavoro Ferdinando Innocenti è il laureando. Con molta misura questo Ateneo, dice il direttore Cassinis, si è valso della facoltà di riconoscere le persone di chiara fama con la laurea honoris causa, che ora, con la consegna del diploma da parte del preside De Marchi, viene conferita ad Innocenti. Ferdinando Innocenti è nato nel 1891. Grande imprenditore, ha creato dal nulla il suo impero di acciaio e meccanica pesante. Innocenti ha tutte le caratteristiche positive e negative dei capitani d'industria della sua generazione. Lavoratore instancabile, sobrio, rispettoso a livello umano dei propri dipendenti, ma anche paternalista e accentratore. Ferdinando Innocenti era un grande industriale. Io ho sempre avuto molta stima di lui. E ricordo che siamo andati, io e un altro amico della commissione interna della CISL, siamo andati quando gli hanno dato il premio dalla gavetta a Palazzo Cervelloni a Milano. Quando venivano Innocenti tutte le guardie erano solo attenti, tutti gli operai con le orecchie lunghe. È un padrone che ha fatto del bene a molti di noi operai. Qui eravamo 5.000 agli inizi, quindi non si può trascurare che 5.000 famiglie avevano di che vivere, e quindi appena finita la guerra, lui poi era un tipo speciale, perché quando arrivava la Innocenti c'erano gli anziani che gli davano la mano, ma gli rimaneva in mano 500 lire, hai capito? Perché Innocenti aveva anche questa caratteristica. Gli volevano bene e io francamente devo parlare bene di lui. È arrivato lui una mattina, tutti sull'attenti, come ha messo il piede dentro, ha visto le macchine messe in una posizione che non le andava bene, ha cominciato a scuotere la testa, come è andato via già tirava in su tutte le macchine per spostarle. Era preciso quell'uomo, te lo ricordo, preciso. Io ricordo l'ultimo colloquio che abbiamo avuto con lui proprio al Palazzo Uffici. Dal Palazzo Uffici si vedeva tutto lo stabilimento. Bene, lui ci ha presi, eravamo io, Castoldi e un altro della commissione interna, ci ha portati alla finestra e dice: vedete, voi siete giovani, la sera andate al cinema, andate a ballare. Il mio spettacolo è questo. Quando veniva, insomma, era un uomo che ti faceva proprio venire la voglia di lavorare. Io l'ho sempre voluto bene, ancora oggi lo voglio bene. Ho
Oggi una delle maggiori industrie motoristiche che erige i suoi imponenti padiglioni a Bresso, non lungi da Milano, è in festa. Gli operai più anziani del complesso vengono premiati per la loro fedeltà all'azienda. Alla manifestazione sono intervenuti l'onorevole Marazza e l'avvocato Gabrio Casati, preside della provincia. Li accompagna nella visita ai vari reparti dello stabilimento il titolare della ditta Commendator Rivolta. È il momento della premiazione. Ad uno operai, tecnici, impiegati ricevono l'attestato del loro attaccamento alla fabbrica, che hanno visto nascere, ingrandirsi, svilupparsi e alla quale ora sono legati come a una seconda famiglia. Il fenomeno industriale è ancora giovane, ma ha già le sue tradizioni che hanno il sapore di feste in famiglia. I cinegiornali che celebrano un'Italia laboriosa e concorde, senza tensioni né conflitti, assomigliano in maniera imbarazzante alla propaganda del ventennio fascista. Gli scooter sono il simbolo di un paese che si rimette in moto senza dimenticare nessuno, ma povertà e arretratezza sono ancora molto diffuse. Intanto però girare su quegli stessi scooter permette stili di vita moderni, aiuta nuove prese di coscienza. Il paternalismo degli industriali fa sempre meno presa sugli operai. Il miracolo economico è alle porte e le contraddizioni del paese sono ancora tutte irrisolte. Alcuni tipi contemporanei. Il ritardatario nato, testa nel sacco e cuore in gola. La giacca, per recuperare il ritardo, si butta dalla finestra. Metodo sconsigliabile. La borsa completa le generalità del giovane avvocato. Perdere l'udienza vuol dire perdere la causa. Per cominciare, lui ha perso l'autobus. I tassi sono tutti requisiti da altri ritardatari. Quanto agli autobus, l'ora di punta è piuttosto tondeggiante. Un poeta ha scritto che la vita è un sogno, talvolta è perfino un sogno che si avvera. E riporta dalle incredule speranze dell'inverno l'esuberanza dell'estate, quando la natura torna a darci confidenza. E riporta queste scene di cui interessa conoscere gli sviluppi. Dal mare il racconto d'estate trasferisce le sue vicende sui laghi. Vogliamo qualche brandello della conversazione tra i due personaggi. Lui promette alla loro tenerezza cornici sempre nuove e più suggestive. Lei risponde che questo è il segreto perché l'amore sia sempre nuovo, serbando intatta la fedeltà. Forse domani le sbarre tra nazione e nazione non si abbasseranno più, non conosceranno più ostacoli queste piccole macchine capaci di arrivare dappertutto. Sono state fin qui le nostre vere protagoniste. È giusto che ci raccontino un po' della propria storia. Sulla linea di montaggio le riconosciamo subito, tanto ci sono familiari. Nei primi 10 anni la Innocenti ne aveva già prodotto più di 1 milione. Fin dalla prova sui rulli, velocità immobile confermano l'aumentato conforto e sicurezza di marcia. Prima ancora di toccare terra, già volano, anzi convolano verso le migliaia di aspiranti in attesa di impalmarne il manubrio. Le lambrette escono a schiera, sono la democrazia del motore, le macchine per tutti, le primatiste del minor consumo e della massima durata. Mettono nella vita un'atmosfera serena, attraversata dai colori dell'ottimismo. Tra il 1958 e il 1963 l'economia italiana ha un'accelerazione poderosa. Ampi strati di popolazione accedono per la prima volta al benessere. Si diffondono i frigoriferi, le lavatrici e i televisori, oltre agli scooter. Nelle città anche lo stile di vita cambia radicalmente. Per la prima volta i giovani non guardano alle generazioni precedenti, ma si sentono l'avanguardia di un mondo nuovo e la pubblicità a cogliere per prima il cambiamento, mentre i cinegiornali governativi sono ancora fermi a un paese astratto, arretrato e conformista, che rimane il riferimento per la classe politica italiana. Appena finita la seconda guerra mondiale c'era uno spirito di rinascita non comune, perché tutti ci siamo rimboccati le maniche, tant'era che siamo arrivati al boom economico, quindi se lo ricordate, forse il boom economico ci ha dato un po' la testa. Negli anni del boom l'economia italiana cresce al ritmo del 5-6% l'anno. I consumi e i costumi cambiano rapidamente, ma soprattutto si diffonde una sensazione di ottimismo e fiducia. Se
Se stiamo nel periodo 58-63, probabilmente c'è una coscienza diffusa e anche una rappresentazione mediatica molto forte del fatto che questo boom economico stava portando dei benefici a tutti quanti. In primo piano l'Italia. L'Italia alla vigilia delle elezioni politiche. Ce ne parla il ministro dell'Interno, onorevole Tambroni. Queste che avete visto sono le immagini serene dell'Italia di oggi. Consentitemi di dire, nuova e vigorosa nel suo clima democratico. In pieno miracolo economico, nel 1960, le Olimpiadi di Roma sono la celebrazione di un paese nuovo. La Lambretta è nel cuore dell'evento, ambasciatrice di un design industriale italiano che fa già scuola. Marcello Garroni, segretario del Comitato Olimpico, consegna al maggiore Tagliani, capo del servizio traffico delle Olimpiadi, il primo gruppo dei 100 scooter destinati allo speciale impiego. Quando per le strade di Roma sarà impossibile circolare, le agenzie di informazione e i giornali resteranno così in contatto attraverso questi minuscoli grilli d'acciaio, capaci di superare d'un balzo tutti gli ingorghi. Le esigenze dei scooteristi italiani e anche stranieri erano cambiate, la gente richiedeva mezzi di prestazioni più elevate, maggior comfort, più potenza, e nel 60 con la Lambretta LI seconda serie l'Innocenti raggiunge l'apice della produzione. Questa Lambretta diciamo che raggiunge un po' anche la perfezione massima degli Innocenti, una Lambretta molto robusta, sicura, comoda, adatta per fare lunghi viaggi, e questo quindi è il periodo diciamo di maggior splendore degli Innocenti. Spesso per le giovani generazioni, che sono il target privilegiato appunto di questi prodotti, significa anche affrancamento dal controllo diciamo del proprio ambiente di vita. Questo è particolarmente vero per i giovani della provincia italiana, che poi sono un target importante di questi mezzi, perché questo permetteva di uscire dal paese la domenica, di recarsi in locali pubblici, socializzare, lontani dall'occhiuto, diciamo così, controllo di genitori e ambiente di provenienza, e quindi veniva visto in qualche modo come un elemento di libertà. Veniva visto anche come una possibilità di socializzazione che metteva a contatto i generi, ragazzi e le ragazze, perché appunto queste gite si facevano e poi si poteva finire la serata appunto nelle balere. La Lambretta purtroppo risveglia in noi un po' anziani i periodi più belli della nostra vita, perché trovarsi a guidare una Lambretta con una ragazzina nel sedile posteriore non è mica di tutti i giorni, eh? Era una grande conquista allora, oggi le cose sono più facili. Ma allora non era così. Ed era l'Ambretta, era un mezzo anche, se vogliamo, per essere simpatici. Alle ragazze, si intende. Si facevano le scampagnate, in poche parole. 1,5 milioni di Lambrette sono nate così negli stabilimenti Innocenti e hanno percorso miliardi di chilometri in qualsiasi condizione e clima, operando una vera e propria rivoluzione del costume. Hanno dato a milioni di persone dei più disparati ceti sociali la possibilità di meglio lavorare e di meglio svagarsi, di vedere cose nuove, di conoscere genti e paesi, di allargare la propria capacità di comprensione e tolleranza, che è il fondamento del vivere civile. Club d'Italia organizza ogni anno dei grandi raduni internazionali. Ora vi mostreremo la cronaca filmata del raduno di Bruxelles. Buon divertimento. L'ottimismo del paese si rappresenta anche attraverso nuovi riti, come i motoraduni, che proprio in questi anni iniziano ad avere partecipazioni di massa, sottolineate dai filmati pubblicitari ma anche dai cinegiornali.
Queste immagini sono state riprese dal nostro operatore al seguito del quarto grande rally internazionale dei lambrettisti. I centauri, appartenenti ad 8 diversi paesi europei, stanno entrando attraverso gli archi di Costantino a Istanbul, una delle tappe del rally. Istanbul, il Bosforo, conservano ancora in alcuni punti le caratteristiche dei luoghi delle Mille e Una Notte. In pieno svolgimento la prima Milano-Taranto Lambrettistica, gara di regolarità a tappe valevole per il trofeo Lambretta 1963, che ha visto la partecipazione di oltre 90 corridori. L'epoca del boom economico è un'epoca, come abbiamo visto, che non riguarda in modo omogeneo l'intera società. No? Abbiamo visto che le esperienze sociali del boom sono molto diverse. Quello che probabilmente fa sì che si associ a questo periodo un significato universalmente positivo, diciamo, e sono le aspettative, no? Sono le aspettative che in quegli anni erano quelle di crescita. C'era proprio un clima liberatorio, diciamo, che si stava sviluppando nella società, e c'erano proprio anche condizioni umane oggettive tipiche di un fenomeno come quello del dopoguerra, di gente che voleva andare avanti, che non si preoccupava dei concorsi, ma si preoccupava di crescere, di andare a lavorare, di creare le condizioni per studiare. Per rinnovare un po' la gamma, nel 62 viene presentata la terza serie, la famosa scooter linea. Le linee vengono più rastremate, è più alleggerita, vengono usati anche materiali un pochino più scadenti, il materiale delle lamiere più fine. In quell'anno viene introdotto, cosa veramente eccezionale per l'epoca, il freno a disco davanti sulla Lambretta. E questo è un modello che proprio in Inghilterra ha avuto un grandissimo successo, perché era un modello molto sportivo, veloce. Una delle ragioni del successo e del prestigio che godono in tutto il mondo i motoscooters italiani deriva dall'incessante processo evolutivo che i nostri tecnici e stilisti hanno costantemente seguito. In materia di stile e di estetica non esistono infatti traguardi definitivi, ed è solo possibile considerare l'evoluzione della forma e del gusto come un costante avvicinamento ad un valido ideale di bellezza. Oggi, professori, che inventiamo? Inventiamo l'automobile. Ma l'hanno già inventata. E l'hanno parcheggiata. No. Allora sorvoliamo. E che inventiamo? Che inventiamo? Inventiamo il treno. Ma l'hanno già inventato e mi dicono che è affollato. E allora sorvoliamo. E che inventiamo? Che inventiamo? Inventiamo qualcosa che vi faccia strabiliar. Un cocktail fatto di genialità, di dinamismo, di eleganza, di potenza, tutto quello che può darvi la felicità. Prendiamo ruote e le mettiamo qua, un bel motore che veloce va. Poi ci mettiamo un bel fanale ed un clacson dalla voce originale che ti fa. In ogni strada suonerà. Scooter linea, nuova linea porterà. Freno a disco, novità. Mischiamo bene tutto quanto ed ecco qua il motoscooter di gran qualità, con sicurezza e con velocità. In capo al mondo in un festoso giro tondo, la Lambretta in allegria vi porterà. E dopo la Lambretta che inventiamo? Inventiamo il Lambret Twist! Lambret Twist! In gonnellino balli Lambret Twist, con il codino balli Lambret Twist, con le maracca di banane. Nelle notti indiane balli Lambret Twist. Lambretista, lambretista, Lambret Twist. Tutti in pista, Lambret Twist. Chitarrista, batterista, trombonista e persino contrabbassista, tutti insieme fanno il Lambret Twist. In riva al mare con il Lambret Twist. A lavorare con il Lambret Twist. Anche all'altare con la sposa puoi andare, questo è l'anno in cui trionfa il Lambret Twist. Alle Innocenti, negli anni del boom, si lavorava 10-11 ore al giorno, compreso la domenica dalle 7 alle 3. Beh, lavoravamo volentieri perché, insomma, quando si andava a casa il sabato i soldi erano di più, perché non c'era la storia del 100%, però era il 30, era il 40 in più. La domenica era l'80, mi sembra, bene, non mi ricordo più. Però, insomma, facendo i straordinari erano due buste. Esportata in 120 paesi, la Lambretta è anche costruita su licenza in Spagna, Turchia, Brasile, Colombia, Congo, Iran, Pakistan, India, Ceylon, Formosa, Vietnam, Indonesia, Malesia. Se ne fabbrica una in 50 secondi. Guardate.
progressione dei ritmi di produzione sulle catene è stata in funzione del numero di lambrette che si facevano. Man mano che aumentava la possibilità di produrre di più, man mano aumentava la velocità delle catene, si allungavano anche, no? Se noi teniamo conto che nel massimo sviluppo della catena della lambretta scendeva una lambretta ogni 58 secondi. Questo è il ritmo della catena. Vuol dire che se scendeva in 58 secondi bisognava farla in 56, 57, mai 59. I ritmi erano quelli lì ed erano ossessivi, erano impossibili. La produzione aumenta, i salari no. I ritmi di lavoro accelerano fino a diventare insostenibili. Nel 1961 in tutta Italia c'è un'ondata di scioperi. Gli operai chiedono di partecipare ai benefici di quel boom che hanno materialmente costruito e dal quale sono esclusi. Alla Innocenti, come in tutte le fabbriche del Nord, il malcontento supera anche le rivendicazioni salariali, mentre nei filmati aziendali tutto fila liscio, come nei primi anni del dopoguerra. Suona il segnale di mezzogiorno. L'ora di riposo per la colazione è veramente una pausa serena, in un ambiente confortevole, razionale e luminoso. I servizi, adeguati alla massa lavoratrice secondo concetti progrediti, consentono la distribuzione di un abbondante pasto caldo a tutti i dipendenti. Purtroppo succedeva che molte guardie si nascondevano negli armadietti per tenere d'occhio gli attivisti sindacali, eccetera, c'erano cose di questo genere. Erano duri, noi avevamo le guardie che ci giravano in giro alla persona che lavorava, era il terrore da un punto di vista disciplinare. È una vita molto grama, molto difficile, nella quale questo luccichio di un boom economico rappresentato stride e fa cortocircuito con un'esperienza quotidiana invece molto difficile. Da partire dal 62-63, con le prime lotte anche operaie che sfuggono a un controllo sindacale, si vede che poi c'era un sostrato, diciamo, operaio che non si sentiva beneficiato da questo e che investiva sulla mobilitazione politica invece per compartecipare, diciamo, a questa crescita. La crescita del paese nel 1963 sta già rallentando. Molti nelle città hanno cambiato stile di vita, ma molti altri hanno perso il treno del benessere. Nell'Italia delle fabbriche la mobilitazione politica cresce, coinvolge anche ampi strati delle forze cattoliche, ma la repressione diventa sempre più dura. Intanto gli scooter, di fronte all'avanzata dell'automobile, si rivolgono sempre più al pubblico giovanile. I giovani però non sono più quelli di una volta e cominciano a intravedere altri obiettivi. Fu molto importante, direi che si potrebbe perfino sintetizzare almeno uno degli aspetti importanti con uno slogan che nacque in quel periodo: uniti si vince. Cioè nacque una consapevolezza profonda che uniti riuscivamo a sconfiggere i datori di lavoro, riuscivamo a portare a casa dei risultati che non eravamo riusciti mai in passato a realizzare. Il meccanismo del miracolo economico si arena attorno al 1963, prima che i benefici siano arrivati anche agli operai. I governi di centrosinistra, presieduti prima da Fanfani e poi da Moro, rinunciano di fatto a gestire gli squilibri sociali creati dal boom economico. Milano, la capitale dell'industrializzazione, ribolle di malcontento. Intanto le auto, per la prima volta nel 1964, sono più vendute degli scooter. Per gli innocenti è cominciata la fase discendente. Thank you.
Il capitale era qui, il capitale del Milano era questa zona qui di fabbrica, dove la grande fabbrica è durato 20 anni in Italia, in altri paesi 100 anni, ho avuto questa crescita incredibile, poi si sono chiusi tutti. Allora questa classe operaia italiana è durato poco in reazione agli altri paesi, non ha avuto tempo di avere dei effetti sulla società grandissimi. Milano era una città collettiva, cioè aveva questa economia collettiva, dove c'erano degli interessi collettivi, anche in pianificare la città, costruire quartieri per gli operai. Allora aveva veniva fuori proprio dall'economia, questa idea, che era un progetto di sinistra anche. La fine del boom diventa celebre come la congiuntura, ma in realtà stanno finendo i sogni e le illusioni. La Lambretta rappresenta lo spirito della Milano industriale che aveva guidato l'Italia alla rinascita e quasi per una fatalità va in crisi insieme alle speranze del miracolo. Nei cinegiornali si propone un ottimismo di facciata, ma nel paese reale non si sogna più. Congiuntura è una parola che ha fatto squillare il campanello d'allarme in ogni settore della vita nazionale. A dare però un'occhiata alle vetrine, ad osservare la folla di clienti che ogni giorno si rovescia nei grandi negozi, si direbbe che gli italiani non pensano più alla congiuntura. È ritornata la fiducia. Osserviamo con attenzione il fenomeno e cerchiamo di trovare assieme una spiegazione. Quanti articoli sono esposti in questo negozio? 10.000 sono gli articoli che compongono il nostro assortimento. Congiuntura diventa sinonimo di stretta dell'economia, quindi di recessione. Con la stretta monetaria diventano molto difficili gli acquisti a rate. Le grandi industrie perdono slancio all'ombra degli aiuti di Stato e l'intero sistema economico si intorpidisce. La Innocenti si adegua al momento, ma senza più una visione strategica. I cosiddetti modelli della crisi non avranno successo. La Lambretta non ha più un'idea di futuro da interpretare e ha perso il fascino dei tempi d'oro. Macario e le sue donnine hanno tenuto a battesimo insieme con i dirigenti di una grande casa milanese tre nuovi nati nella grande famiglia degli scooters. La crisi economica e i provvedimenti anticongiunturali hanno impegnato i tecnici a risolvere le pressanti esigenze del mercato. La legge sulle vendite a rate non colpisce le cilindrate al di sotto dei 125 centimetri cubici. Si è voluto così fare fronte alle necessità della clientela con particolare riferimento alla cilindrata. Il passo successivo è stata la produzione della Lambretta 50. Sei Innocenti, che la Piaggio, ha capito che il mercato comunque più importante nel futuro sarebbe stato quello dei cinquantini, dei ragazzi. La Lambretta 50 purtroppo nasce male, il telaio in amia stampata si rompeva spesso, il motore aveva prestazioni molto limitate e quindi non raggiunge dei grandi volumi di vendita. Ladri di motorette. Questo è il titolo di una serie di caroselli che forse avrete già visto in TV. Nel primo episodio a Lamberto rubano la Lambretta 50 Special. Riuscirà a ritrovarla? Al ladro! La ricerca comincia subito affannosa, ma si presenta disperata. Lamberto crede di riconoscere il ladro. Lo raggiunge, ma non è poi così sicuro. Telefona al suo più caro amico. Insieme vanno alla polizia. Dunque, vediamo di ricostruirla. Allora, due ruote. Sì, ma non così grandi. Così? Sì. Così? No, non così. La Lambretta 50 Special ha il fanale alto incorporato col manubrio, una carenatura aerodinamica, una linea sportiva. Ecco, ci siamo. Bella, dobbiamo ritrovarla. Anche voi continuate a cercare. Gli scooter economici nati per fronteggiare la congiuntura non hanno il fascino dei sogni e si vendono poco. Le Lambrette più grandi e costose, invece, veri gioielli di meccanica, diventano un'icona all'estero perché rappresentano una categoria inedita. Sono il design di massa, il segno di un'emancipazione nuova e diffusa. Proprio ciò che in Italia, negli stessi anni, non sta riuscendo. Lambretta è forse uno dei più esportati, perché non bisogna dimenticare che insomma è stata distribuita in praticamente tutti i paesi del mondo, nei 5 continenti, prodotta in milioni di esemplari, quindi insomma qualcosa di molto rappresentativo. In effetti è diventata icona, perché quando si pensa oggi al design italiano nella sua interezza, quindi in tutta la sua storia, nell'arco che va dal dopoguerra ai giorni nostri, la Lambretta è sicuramente un simbolo, così come non mi viene in mente un altro, a dire la verità.
Per i mod ha avuto un'importanza fondamentale il film di Fellini, La dolce vita. Si riferiscono a questo stile italiano che viene visto appunto come stile moderno e raffinato, ma di una raffinatezza appunto di massa, tra virgolette, o quantomeno coltivabile, diciamo, anche da questi piccoli impiegati, da questi giovani figli appunto di classe operaria. Nel 1966 muore Ferdinando Innocenti e il successore, suo figlio Luigi, punta tutto sulle auto prodotte fin dal 1960 su licenza Morris e Austin. L'Innocenti però non è abbastanza grande per questo settore che attira sempre più italiani. Il mercato degli scooter invece si sta contraendo e si cercano soluzioni rincorrendo i giovani con operazioni di immagine. Ma capire questi nuovi potenziali clienti, i giovani, alla vigilia del 1968, sarà un'impresa in cui fallirà tutto il paese. Ed ecco a voi, Elon! Hey, look at there! Here she comes! Here comes that girl again! Forza, ragazzi! Sono qui con voi, come ai primi tempi! Mi ricordo la scelta dei costumi. Che confusione quel giorno! E poi via! Ma puoi portare anche lei? Certo, è un Lui 75S, si va in due a 85 all'ora! Hey! Questo è stato un grande modello d'avanguardia, ma lo portava solo il giovane. Gli anziani non ci salivano, ci vergognavano. Era in contrasto con la loro mentalità. Oggi tutti guiderebbero il Lui, ma non c'è. Allora non era... sbagliati i tempi. E ha faticato a venderla. Però era un veicolo di grande soddisfazione sotto il profilo tecnico e anche funzionale. Poi è bello, insomma, secondo me. Posso dirvi, mio padre, quando lo seppe, dice io non mi sceglierò mai sopra quel veicolo lì. Ed era un cliente in meno. E tanti la pensavano così. Scooter simpatico, non si stanca mai, arrampica dappertutto, è diverso da tutti. Tutti per lui, lui per tutti! 50 centimetri di cilindrata. Si può guidare anche a 14 anni, senza targa e senza patente. Tutti per lui! È un prodotto... Le lambrette in Inghilterra sono il simbolo della modernizzazione ed è questa l'origine della parola Moz. In Italia troppe speranze sono andate deluse e un paese moderno, per molti, non è ancora nato. Le proteste esplodono violente. Gli anni 60 stanno finendo. I sogni, quelli, sono già finiti. Persino i cinegiornali devono tornare alla realtà. Lo sciopero generale proclamato dalle tre organizzazioni sindacali per ottenere una più decisa politica della casa è stato funestato dai tragici avvenimenti di Milano. Al Teatro Lirico i sindacati avevano indetto un comizio unitario per sottolineare l'urgenza di provvedimenti contro il caro affitti e in favore dell'edilizia popolare. Il problema dell'abitazione pesa in modo grave sulla busta paga dei lavoratori e si deve trovare la sua soluzione. I gruppi della cosiddetta opposizione extraparlamentare avevano organizzato due cortei di protesta nelle vie attorno al Teatro Lirico. Tra la versione ufficiale e alcune autorevoli testimonianze c'è discordanza sulla meccanica dei gravi incidenti e sull'inizio degli scontri. Un agente di 22 anni, Antonio Annarumma, è morto colpito alla testa da un tubo di ferro mentre era al volante di una camionetta. Questo il triste e umiliante bilancio.
I sindacati, i partiti, la stampa, le autorità hanno condannato e denunciato il ricorso alla violenza e le degenerazioni estremistiche. Antonio Narumma, nato da una famiglia di braccianti in una delle più povere province d'Italia, ha perso la vita nel compimento del proprio dovere. La sua morte è un ammonimento alla nostra immatura e spesso troppo squilibrata democrazia. Un'immensa folla ha reso l'estremo commosso omaggio alla vittima, ma purtroppo anche il solenne funerale è stato disturbato da gravi manifestazioni di intolleranza. Alla fine della nostra storia arriviamo alla DL, che è un po' il canto del cigno degli innocenti. Sempre per cercare di innovare il prodotto viene chiesto l'aiuto a Bertone, che ridisegna in parte, perché logicamente i budget per la riproduzione erano abbastanza bassi, cerca di ridisegnare la Lambretta dandogli un aspetto più sportivo, più moderno, quindi levando molte cromature, mettendo una macchia nera davanti come simbolo di novità, e il faro rettangolare, insomma dà un taglio più moderno. In effetti la moto è bella, lo scooter è bello, si presenta bene, però purtroppo i tempi sono finiti, il mercato è veramente ridotto ormai all'osso, le vendite sono veramente tracollate proprio. E quindi dopo poco più di 2 anni l'Innocenti decide di chiudere definitivamente la produzione della Lambretta ad aprile 71. Quando sentivo il reclam voleva dire che si vendeva poco, quando non c'era reclam voleva dire che la produzione andava. Poi vedevo il magazzino, magazzino siamo arrivati fino a 30.000, poi anzi dopo abbiamo dovuto mandarli anche in un altro magazzino. Poi alla fine sono sparite tutte e quelle che sono rimaste, un po' i dipendenti, un po' qui, un po' là, insomma, sono spartiti tutti. Dopo la morte del commendator Ferdinando Innocenti, il figlio Luigi forse ha sbagliato a impostare la strategia del futuro. Lui aveva il bernoccolo dell'automobile e fece il contratto con gli inglesi e di lì hanno costruito la prima vettura su licenza, la famosa Austin, Body Raven, un'altra serie di Mini, eccetera. Ora io forse commetto l'errore del dirlo, però sono convinto che i genitori creano e spesse volte i figli distruggono. Innocenti non ha avuto come erede un figlio adatto per la continuazione aziendale. Quando sono arrivato io all'Innocenti, Innocenti in persona stesso era il padrone, veniva venerato come uomo, ma era già fuori dal giro, secondo me, perché era già vecchio, cioè non aveva più quel mordente di prima. Per cui se manca il vertice veramente, l'azienda crolla in declino. Spariti gli operai, diventa una città con tantissimi interessi individuali, allora che non riesce a pianificare niente. Cioè adesso si vede benissimo la città, che è una città dove ognuno va contro l'altro, contro il prossimo, anche nel parcheggio, nel traffico, nessuno riesce a risolvere questi problemi perché non c'è un progetto collettivo. Cosa devo dire? Io devo dire con amarezza che tutte le volte che andavo a Milano e vedevo il centro studi così abbandonato, lo stabilimento chiuso, mi si stringeva il cuore. Dopo aver passato 30 anni alle Innocenti, una fine così non me l'aspettavo. Non solo, ma la vergogna di Milano, e questo proprio lo posso dire, Milano non è stata attenta a queste cose. Avrebbe dovuto salvaguardare questo patrimonio. Invece, cosa è successo? Quando si chiuse i battenti degli Innocenti, i capannoni dove venivano sfornati centinaia di lambrette è diventato il deposito delle immondizie. Cosa più schifosa di questo mondo non poteva essere. La Lambretta finisce insieme agli anni 60, insieme ai sogni di una grande modernizzazione del paese, insieme alla spinta degli operai ad essere il cuore di questo progresso. Il miracolo economico è l'idea di un'Italia che non si avvera e che sopravvive solo nell'immaginario collettivo come Italian Style.
Quando nel 1971 le linee produttive della Lambretta vengono cedute ad un'azienda indiana, si compie il primo atto della deindustrializzazione in Italia.